Molto brevemente, solo per ringraziare il Presidente della Regione, Enrico Rossi, per salutare e ringraziare il Sindaco di Livorno, di Rosignano, di Padre Salvetti, l'autorità portuale. Ha già detto tutto Enrico, non c'è niente da aggiungere se non la consapevolezza che la ripresa economica di questo Paese passa dalla capacità delle città di attuare progetti in sinergia istituzionale con tutti gli operatori sul territorio, ma con un disegno strategico che non sia spezzettato in interventi a pioggia, ma che abbia una filosofia, un'impostazione e questa cabina di regia che possa seguire passo passo gli appuntamenti. Vale, in Toscana abbiamo già fatto una cosa importante su Piombino, naturalmente vale per le città interessate ai processi di sviluppo, a partire ovviamente dalla città capitale di Firenze, ma vale in particolar modo per quest'area di Livorno e non soltanto di Livorno. Non ho niente da aggiungere se non che è un obiettivo mantenuto, è un impegno che ci eravamo presi, ne avevamo discusso qualche mese fa, anzi ne avevamo discusso, se non ricordo male, addirittura prima delle scorse elezioni amministrative, appena arrivate fu una delle prime cose che Enrico pose alla discussione del governo. Con ciò posso dire che si conferma la tesi dei fiorentini che la regione guarda tutto sulla costa, ma in realtà non lo posso fare, mi piacerebbe farlo ma non lo posso fare, e quindi di conseguenza, battute a parte, è un ottimo lavoro, è un lavoro serio, è un lavoro credo che vede il fatto che veda amministrazioni, peraltro in questo caso forse per la prima volta nella storia, anche di colore politico diverso, non può che farci dire che questo è un ottimo passo in avanti, per cui si firma e abbiamo anche preso buona nota degli impegni che il Presidente ci ha chiesto. Poi nel corso delle prossime settimane, questo lo dico ai toscani, io torno a fare un po' di cose qua, sia diciamo, nei prossimi giorni a San Casciano per ricordare i 70 anni della liberazione, che nei prossimi mesi, d'accordo con il Presidente Rossi, c'è un punto fondamentale. Vista da lontano, lasciatevelo dire, Enrico me lo permetterà in questa sede, questa davvero ha tutte le condizioni per essere una delle regioni più belle del mondo e quindi diamoci tutti da fare indipendentemente dal colore, dalle idee, perché la Toscana possa svolgere questo ruolo guida. E ora si firma e mi chiedo subito. Vai.